Bene, grazie Ivan. E adesso toccherebbe a Emilio Ritocchini. Sì, che a cui dobbiamo un doppio ringraziamento. Il primo è di avere aderito alla nostra audizione, e il secondo di averci regalato un inedito per il fascicolo, cosa che non è attuale. Devo dire che io sono rimasto veramente sconvolto nel leggere sull'ottava, perché l'idea di costruire l'ottava come scala della costruzione della poesia dialettale, pensando alle ottave di Ariosto, no? Che rappresentano il modello di tutte le ottave più belle del mondo, o almeno scritte nella lingua italiana, è una sfida straordinaria, che secondo me è la vinta. Per cui devo dire, vorrei che chi non la conosce, cioè stasera, potesse apprezzare la sua capacità poetica. Grazie.